Travaglio, Paolo Scalera. Ok, eccoci qua, il primo pilota della nostra GP One Car, Iannone. Finalmente, a Misano. Finalmente un altro italiano in Ducati. Ma io... Che possiamo dire? Ma che dobbiamo essere contenti, no? Che in Ducati ci sia un italiano e non uno straniero, nel senso che siamo una squadra tutta italiana. Sono molto contento di dividere il box con Andrea Dovizioso. E, sono sicuro che da qui in avanti riusciremo a migliorare ancora. Quindi in vista dell'anno prossimo diciamo che siamo molto positivi. Senti, appena sei salito su questa macchina tu mi sei sembrato abbastanza a tuo agio. Tu avevi una M3, mi sembra di ricordare. È vero che hai preso 60.000 euro di multe? In un anno. Sì, è vero, le ho prese e le ho anche pagate. Come hai fatto a prendere 60.000 euro? Come hai fatto? Quando vai fuori a te prendi le multe tutte per eccesso di velocità, il massimo mi sembra che sia dai 700 euro in su, una roba così. Quindi ti sei giocato l'ingaggio? Un ingaggio ti sei giocato? Se guadagnavo così poco veramente c'era da pensarci, No, però è servito di lezione, nel senso che iniziano ad arrivare queste multe e poi sempre di più, di cavolo, secondo me bisogna che... Era meglio girare senza targhe? Alla fine è meglio andare più piano, te lo dico io. Senti, ma un pilota non si sfoga abbastanza in pista ad andare forte, che poi ha bisogno di andare forte anche per strada, anche perché per strada bisogna andare a 130 all'ora? Sicuramente sì, si sfoga tanto, ma secondo me se tu chiedi a tutti i piloti... Per me è difficile andare sempre a 130 all'ora, per assurdo mi viene quasi sonno quando faccio viaggi lunghi. Però diciamo che adesso mi sto abituando, nel senso che quando devo fare viaggi veramente lunghi, tipo prima tornare da Milano per andare a casa, adesso vado in aereo, prima andavo sempre in macchina, lo preferivo, mi piaceva di più, appunto perché magari di cavolo vado forte, mi diverto. Senti, era un po' più piccolo. Una volta che stava. Si scende dalla MotoGP sembra tutto che fermo, no? Sì, perché la MotoGP va veramente tanto forte. Quando ti abitui a quelle potenze, a quelle velocità lì, è veramente, come dire, puoi trovare qualcosa che ti dia delle emozioni, delle sensazioni di quel tipo lì a livello di velocità è veramente difficile. Ma quei 3,50 che si toccano al Mugello? Cioè, ma si può spiegare o no? Ma si può spiegare, io credo che la MotoGP in generale non si può spiegare ad una persona normale, nel senso dico sempre che una volta nella vita bisognerebbe avere la possibilità di provare una cosa simile, no? Perché io stesso... Tu provare una cosa simile a Matteo Aglio? Ma io in generale a chiunque, nel senso perché è una cosa da conoscere, sicuramente così mi piacerebbe, no? Far provare a chiunque e capire veramente cosa si prova, ma... Poi magari non tutti sono capaci, quindi delle volte magari rischi che più fai del male non del bene. Però parlando così senza calcolare il pericolo, sarebbe bello una volta nella vita avere la possibilità di provare una cosa simile, perché è veramente una cosa emozionante, è una carica di adrenalina incredibile. Perché io stesso che faccio il pilota, fin quando corsi in Moto2 avevo un'idea di cosa potesse essere la MotoGP. Quindi la potenza e tutto. Invece io stesso non immaginavo a sufficienza quanto... Senti, immagina di avere al di là dell'occhio di quella telecamera tutti i ducatisti che stanno soffrendo e gli anti-ducatisti. Che cosa gli diciamo? Ma cosa diciamo? Che ai ducatisti dobbiamo dirgli che bisogna avere ancora un po' di pazienza. Io credo che il peggio è passato. Quindi ancora un po' di pazienza, arriviamo perché tutta la Ducati secondo me sono tutte persone in gamba, tutte persone che sanno quello che bisogna fare per far andare veloce una moto, ma soprattutto Gigi Dalvigna ci ha dato una grande mano e continuerà a darcela con noi, quindi siamo contenti. Senti, ho letto che hai un debole per Belen. Fra la prima vittoria in MotoGP e una notte con Belen, chi si sceglie?
Ma assolutamente la prima vittoria in MotoGP, con tutto il rispetto per Belen e per le belle donne, ma la prima vittoria in MotoGP è una cosa che credo che non si può paragonare a una notte con Belen. E per il prossimo anno tu e il Dovi assieme segnerete un po' meglio di Hamilton e Rosberg in Mercedes o, ma... o ci aspettiamo quelle scintille lì? Devo dire che io e Dovi, secondo me, possiamo, siamo una grande squadra, secondo me una delle migliori della MotoGP. Andrea Dovi, secondo me, in questo momento è forse il momento dove è più forte nella sua carriera, perché comunque va forte, è veloce, sempre, in qualsiasi condizione. In passato con altre moto, magari un pochino meglio, comunque non era sempre, cioè faceva quello che sta facendo adesso con senti, ma con, tu te lo aspettavi di essere, diciamo, promosso in prima squadra da Ducati o no all'inizio dell'anno? Ma io speravo assolutamente di sì, nel senso che credo che quest'anno non ho fatto una cattiva stagione e sono arrivato svariate volte quinto. E in più comunque a Austin fino a quando mancavano gli ultimi 4 giri ero terzo con distacco. In Argentina ho fatto una gran gara. Senti, tu hai battuto anche Marquez in Moto2, perché non si riesce a battere Marquez in MotoGP? Tu ti senti in grado, a parità di motocicletta, di battere Mark? Ma io credo che non è che non si riesce a battere Mark. In questo momento Mark e la Honda sono molto molto veloci. E credo che, ma perché non si può battere? Nel senso, sì che si può battere, cioè nel senso corre con noi e si batte. Adesso quest'anno è andato così, è andato forte, è stato quello che è riuscito a interpretare la Honda secondo me in maniera perfetta, è stato quello che ha vissuto questo momento, sta vivendo secondo me il momento migliore della sua vita. Sono contento per lui, ma sono convinto che arriviamo anche noi e che ce la giocheremo. Un'altra gara a carenate ce la possiamo aspettare qua a Misano con Marche o no? Ma è difficile da dire, queste sono cose che non puoi programmare, nel senso che in questo momento siamo migliorati, ma non è che siamo ancora a livello della Honda o della Yamaha, ancora ci manca qualcosina, quindi dobbiamo partire con l'obiettivo di poter essere migliori, ma anche con la consapevolezza del fatto che non siamo ancora pronti al 100%, quindi ben venga se riusciamo ad essere alla pari degli altri, vuol dire che noi stiamo facendo bene e quindi vedremo che gara ci aspettiamo, non so cosa aspettarmi, so che possiamo far bene e speriamo di farlo. Fino all'anno scorso giravi, mi sembra, con una Lamborghini, l'altra settimana eri in Monza in Ferrari, stai per tradire Lamborghini o no? No, assolutamente, la Philip Morris mi ha invitato a Monza, sono andato, dato che alla Formula 1 non ero mai andato a vedere una gara, non c'ero mai stato nella mia vita, quindi ti ha fatto venire, diciamo, un po' voglia di provarne una? Ma diciamo che io ho sempre voglia di provare qualcosa che abbia comunque un motore e delle ruote. Non so se mai proverò una Formula 1, mi piacerebbe. Vediamo. Saluta i tuoi tifosi. Ciao a tutti. Mi raccomando, continuate a tifare per me. Abbiate pazienza che arriveremo e ci divertiremo tanto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.